Allora, aiutate i sospesi del lavoro, cosa significa? Abbiamo un gruppo di spontanei, un gruppo di persone spontaneamente, lavoratori della sanità, di tutti i ruoli, di tutte le qualifiche, hanno deciso di mettersi insieme per aiutare i colleghi che sono stati sospesi dal lavoro per non aver osservato l'obbligo vaccinale. Questo significa non percepire la paga, questo significa non percepire i contributi, questo significa venire completamente, diciamo, trovarsi in situazioni economiche difficili. Pertanto, quando abbiamo deciso di perdere la nostra individualità e diventare gruppo, abbiamo voluto segnare questo momento con un gesto e con un'azione. L'azione è stata quella di coordinarci con un'azione di tipo pratico, concreto, e per questo abbiamo allestito questo banchetto, che è la prima volta che lo facciamo e quindi è una sperimentazione per raccogliere delle risorse per poi ridistribuirle ai nostri colleghi che sono in difficoltà economica. Ci sono mamme, signore, colleghe che sono monoreddito e che, pur di mantenere fede alla propria idea, hanno deciso di non lavorare, di rimanere sospese, ma hanno bisogno di alcuni aiuti per mangiare e per sostenersi quotidianamente. E noi siamo qui per questo. La cittadinanza come sta rispondendo? Diciamo che vorrei partire dalle cose positive. Vorrei dire che qui si stanno agglomerando tante persone che addirittura senza chiedere, senza comprare alcunché, hanno deciso di darci un contributo. Quindi vuol dire che qualcuno è ancora sensibile a queste tematiche di concetto di solidarietà. Di solidarietà, diciamo, non mi veniva brava Mariella. Stiamo scoprendo di solidarietà. Oggi il concetto di solidarietà. Tuttavia dobbiamo anche registrare delle note negative che non ci aspettavamo, ma che ci rendono ancora più convinti della nostra operazione, e cioè quando abbiamo cercato di dare un po' di pubblicità e di visibilità a questa iniziativa, sugli soliti strumenti social, eccetera, ci sono state delle reazioni abbastanza... Diciamo negative, soprattutto enfatizzando il momento per il quale chi non lavora è come se stesse a casa a divertirsi, senza ricordare invece che non prende la paga, non maturano i contributi e quindi non è che sta a casa a divertirsi, fa una scelta. Chi rimane invece sul lavoro, appunto. Ma invece dalla parte della politica locale, fate vivi qualcuno? Assolutamente no. Noi, assenti proprio? Assolutamente no. Noi abbiamo cercato di chiedere alle autorità competenti, agli enti competenti, un intervento di tipo giuridico su alcune interpretazioni delle norme che le aziende stanno applicando in assenza di indicazioni regionali, e al momento non abbiamo ricevuto alcun tipo di risposta. Noi insistiamo non tanto sul diritto, sul dovere o meno dell'obbligo di vaccinazione, sul dovere o meno, insistiamo perché quello sarà oggetto di una vertenza e di una sentenza della Corte Costituzionale e di altri organi competenti. Noi stiamo cercando di intervenire su quello, su quelle materie in cui la Regione o altri soggetti potrebbero intervenire, per esempio il differimento del termine della vaccinazione, che dovrebbe per tutti decorrere, come molte sentenze e molti ordini ormai ci si sono adeguati, 180 giorni o un anno dalla positività, mentre per il personale tecnico-amministrativo delle aziende sanitarie e comunque della sanità, che a nostro avviso impropriamente vengono sospesi in quanto amministrativi e tecnici che non hanno a che fare con la popolazione e l'utenza, in questo caso qui soltanto 90 giorni, e noi chiediamo alle istituzioni se possono valutare questo aspetto tecnico che forse porrebbe fine a quella disparità di trattamento tra i sospesi sanitari che hanno un ordine e gli altri sospesi sempre della sanità ma dei ruoli tecnici amministrativi che non appartengono a alcun ordine e vengono sospesi direttamente dall'azienda. Non mettiamo in discussione tematiche più alte, mettiamo in discussione queste tematiche per cercare di evitare questa disparità di trattamento. E
niente. Poi diciamo, che cosa vendete in questo bellissimo... Vendete, insomma. Noi offriamo alla cittadinanza bigiotteria bellissima di alta qualità. Sì, sì, assolutamente. Allora, decantiamola un po'. Decantiamo gli orecchini di alta qualità, di placati oro, e che costano, e che noi offriamo a 20 euro. E questa è solo una parte della bigiotteria che abbiamo deciso di offrire alla cittadinanza. Donazione da parte di del nostro gruppo, donazioni del nostro gruppo, e fantasticamente alcuni delle persone che sono passate di qui hanno portato loro cose da casa per offrircele in vendita questo per esempio ce l'ha portato una signora che è passata, questo tavolino che vedete una signora ce lo ha donato per continuare la nostra attività. Buongiorno. Buongiorno Silvia. Dopodiché abbiamo del vestiario, che sono tutte magliettine di Topolino per i bambini. Ecco, naturalmente i prezzi sono stralciati perché il nostro interesse è quello non di vendere, ma di realizzare il maggior introito possibile per poter aiutare il maggior numero di colleghi possibili. Vestiario. Tutto molto ordinato e pulito, borse. Cioè, noti la qualità, noti la solidarietà. Eh sì, esattamente, mi piace questo slogan, lo sposo, perché non abbiamo portato i rimasugli delle nostre cantine, ma abbiamo portato le cose più carine che avevamo e che non usavamo più. Se qualcuno vi vuole contattare, fare solidarietà, scrivere solidarietà, donazioni. D'accordo che siete un'isola in mezzo all'oceano, insomma, noi ci sentiamo tali, ma almeno delle coordinate geografiche. Stiamo per diventare un arcipelago tra poco. Speriamo. Stiamo per costituire, pensiamo, l'associazione. Allora, a seguito di queste iniziative ci siamo resi conto che la nostra buona volontà non basta, dobbiamo costituire una piccola associazione in modo che a questa si possano riferire i nostri colleghi per avere l'aiuto e trovare dei criteri per distribuire queste piccole risorse che noi avremo e che distribuiremo nella maniera migliore possibile con dei criteri prefissati. Su Facebook come le persone, avete una pagina Facebook? No. Non l'abbiamo scelto perché temevamo di creare ulteriore confusione in questo panorama già abbastanza confuso e oggetto di eventuali, uso una parola forte, strumentalizzazioni. Ci piace ancora l'idea, c'è il pericolo della strumentalizzazione e delle aggressioni che noi non siamo pronti a sostenere, perché siamo ancora una semplice famiglia, ancora abbiamo siamo in una versione familiare. Quante persone diciamo adesso ruotano intorno a questa iniziativa? Circa un centinaio di persone come gruppo residente, come gruppo nucleo residente, e poi il gruppo un po' più ampio è di 200 persone che gravita intorno e che partecipa a tutte le nostre iniziative, si affianca, ci consiglia. Circa un 200 persone. La prossima iniziativa quale sarà? La prossima iniziativa, sicuramente, se oggi questo esperimento che stiamo facendo va bene, come ci sembra che stia andando bene, continueremo a partecipare a questi mercatini dove continueremo con il nostro tempo a raccogliere le risorse, le risorse, e la prossima iniziativa è in progettazione a breve. Alle vostre colleghe e colleghi a livello nazionale, che cosa potete dire? Un messaggio di speranza? Il nostro messaggio di speranza è: uniamoci, stiamo insieme, condividiamo, parliamo e siamo consapevoli. Noi dobbiamo aumentare la nostra consapevolezza. Non possiamo permetterci, questo messaggio che io tengo molto, non possiamo permetterci di non conoscere, di non approfondire, di non capire la nostra singola posizione, sia in termini sociali che in termini giuridici e amministrativi. Non possiamo permetterci di restare nell'ignoranza, noi dobbiamo sapere che cosa ci sta accadendo e viverlo insieme.
E una domanda, a livello finanziario com'è partita l'iniziativa? L'iniziativa è partita da uno spontaneo autofinanziamento. La prima volta che ci siamo incontrati, perché io parto da una sospensione di 5 mesi, ci siamo incontrati un primo gruppetto ristretto e a fine dell'incontro abbiamo pensato, proprio per aiutare chi si trovava in difficoltà e gestire una situazione nuova per tutti, di contribuire ognuno con la quota che poteva, e abbiamo cominciato a fare così. E agli incontri, diciamo settimanali, quindicinali a seconda della possibilità, ogni volta che ci si incontrava ci si autofinanziava, e abbiamo fatto un piccolo, diciamolo, fondo cassa, del quale io sono la tesoriera, diciamo il mio ruolo è questo. Perché in questo momento entrambe le cose. E quindi infatti questa iniziativa, che seppur minimi costi ce li ha, li abbiamo autofinanziati, perché essendo sospesi, o anche se abbiamo ricominciato a lavorare da pochi giorni, sarà per poco. Tentiamo di utilizzare, di sfruttare questi fondi proprio per implementare, per allargare le iniziative e andare avanti. Abbiamo visto che questa potrebbe essere una buona risorsa e adesso magari la perfezioneremo, perché il primo incontro cercheremo di far sempre meglio. Ecco, okay, questo. Grazie. Grazie. Dal banchetto di San Giacomo a Trieste, del banchetto di Aiutate a Subire il Lavoro, a voi. Thank you.